Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Era un bel po' di tempo che non registravo qualche nuovo video e oggi vorrei iniziare una nuova rubrica nella quale vi vorrei parlare dei fotografi più famosi, almeno all'inizio, poi magari andando più in là parlerò anche di qualche fotografo di nicchia che magari così riscoprirò anch'io. E vorrei iniziare questa nuova rubrica parlandovi di uno dei miei fotografi preferiti in assoluto. Sto parlando di Robert Capa. Pronti? Via! Robert Capa nasce a Budapest nel 1913 e il suo vero nome è Endre Hernó Friedman. Capa abbandona in giovane età l'Ungheria per il suo coinvolgimento nelle proteste contro il governo di estrema destra, dal momento che milita nel Partito Comunista. In origine lui vorrebbe diventare uno scrittore, ma si avvicina alla fotografia collaborando con l'agenzia fotogiornalistica DeFoot, fondata da Simon Gutman, che molto presto scopre il suo talento e ottiene il primo incarico importante proprio da Gutman, quando viene inviato a Copenaghen per fotografare una lezione a un gruppo di studenti di Lev Trotsky. Nel 1933, a causa delle sue origini ebraiche, deve lasciare la Germania nazista, trasferendosi prima a Vienna, poi a Budapest e infine a Parigi, dove inizia la sua carriera di fotografo freelance, ma con poco successo, almeno all'inizio. E proprio a Parigi conosce Gerda Taro, profuga tedesca, che sarà il grande amore della sua vita. E proprio insieme a lei conia nel 1936 lo pseudonimo Robert Capa, scelto sia per il suo suono più familiare all'estero, sia per la sua assonanza con il nome del famoso regista Frank Capra. E sempre su interessamento di Gutman va nel 1936 in Spagna per documentare la guerra civile e qui diventa famoso grazie alla sua famosissima foto del miliziano colpito a morte, di cui ancora oggi si discute l'autenticità. Sì, perché secondo molti si tratterebbe infatti di una ricostruzione. In un'intervista racconta come realizza lo scatto. Ho scattato la foto in Andalusia mentre ero in trincea con soldati repubblicani. Ho messo la macchina fotografica sopra la mia testa e senza guardare ho fotografato un soldato mentre si spostava sopra la trincea. La miglior foto che avessi mai scattato, dissero in molti. E io non avevo nemmeno inquadrato la composizione nel mirino, perché avevo la macchina fotografica sopra la testa. Nel 1937, mentre Capa si trova a Parigi per lavoro, Gerda sta documentando una battaglia a ovest di Madrid. E durante una ritirata nella confusione, purtroppo rimane schiacciata da un carro armato amico. Un durissimo colpo per Capa, dal quale non si riprenderà mai più. Nel 1938 trascorre 6 mesi in Cina insieme al cineasta Joris Ivens per documentare la resistenza contro l'invasione giapponese. E l'anno dopo torna in Spagna, dove vi rimarrà fino alla fine della guerra civile. Tornato in Francia, realizza tutta una serie di servizi, tra i quali uno sul Tour de France. E dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale viaggia per conto della rivista Life a New York e in Messico, dove documenta la campagna presidenziale e le elezioni. Dopodiché scende sul campo di battaglia. Da marzo a maggio del 1943 realizza un reportage fotografico sulle vittorie degli alleati in Nord Africa, mentre in luglio e agosto fotografa i successi degli alleati in Sicilia. E proprio in Sicilia avrà un breve incontro con un giovane Andrea Camilleri, il quale un giorno si reca ai templi di Agrigento per vedere se sono ancora in piedi. Lui stesso scrive: «Nella luce abbagliante di quella mattina di luglio, il tempio mi apparve intatto. Nello spiazzo antistante c'era un soldato americano che stava fotografando il tempio. Inquadrava, scuoteva la testa, si spostava di qualche passo a sinistra, scuoteva nuovamente la testa, si spostava a destra. E io lo guardavo meravigliato. Il tempio, quello era, bastava fotografarlo e via. Cosa stava cercando? In quel momento fummo assordati da un rumore di aerei e di spari. In cielo, a bassissima quota, si stava svolgendo un duello tra un aereo tedesco e un americano. Mi gettai a terra. Anche il soldato si gettò a terra, ma a pancia all'aria. Scattava fotografie una appresso all'altra senza la minima indecisione. La macchina tra le sue mani era un'arma, una mitragliatrice. Poi i due aerei scomparvero. Ci rialzammo, gli dissi qualcosa in dialetto. Non capì. Io non parlo inglese, ma qualche parola la capisco. Mi spiegò che era un fotografo di guerra. Mi scrisse su un pezzetto di carta il suo nome, Robert Capa. Per me allora un perfetto sconosciuto. Ci salutammo.
E sempre in Sicilia, il 6 agosto 1943, al termine della battaglia di Troina, scatta un'altra foto che è diventata molto famosa, con il soldato americano accovacciato e il pastore Francesco Coltiletti che gli indica la strada per Sperlinga. Robert Capa è il prototipo del fotografo di guerra. Una vita all'insegna del pericolo. Cerca sempre di essere in prima linea quando prende parte a un conflitto, per raccontarlo al meglio attraverso le sue immagini. E cerca sempre di avvicinarsi il più possibile. Del resto, come amava sempre dire, se le tue fotografie non sono abbastanza buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino. E mai frase fu più rappresentativa di una persona, se pensiamo che Robert Capa prese parte al D-Day, allo sbarco in Normandia, il 6 giugno 1944, armato di sola macchina fotografica. Durante lo sbarco sulle spiagge della Normandia scatta un totale di 4 rullini, che spedisce subito ai laboratori di Life a Londra. I redattori della rivista vogliono le foto quanto prima e forse mettono un po' di pressione ai tecnici del laboratorio. John Morris, l'allora photo editor di Life, ricorda un tecnico correre per le scale urlando: rovinati, rovinati, i rullini di Capa sono tutti rovinati. Praticamente lui, come sempre, aveva appeso le pellicole ad asciugare in un armadio di legno, ma per la fretta aveva chiuso la porta e senza ventilazione l'emulsione si era sciolta. 3 rullini sono praticamente perduti e il quarto è in gran parte rovinato, ma si salvano 11 foto, piene di grana tra l'altro, forse a causa dell'incidente. E sul numero di Life sul quale vengono pubblicate le foto si chiede scusa per la loro bassa qualità, imputate alle fasi concitate dello sbarco e non all'errore del laboratorio. E successivamente Robert Capa pubblicherà un libro intitolato ironicamente Leggermente fuori fuoco, riferendosi appunto alle sue foto scattate su Omaha Beach. Bisogna anche dire che in molti hanno messo in dubbio l'effettiva partecipazione di Capa alle primissime fasi concitate dello scontro, il che diminuirebbe notevolmente l'epica di questa sua azione sulle spiagge della Normandia. E in merito a questo vi lascio un interessante articolo in descrizione. Successivamente Capa seguirà le truppe americane fino alla liberazione di Parigi il 25 agosto 1944. Successivamente verrà paracadutato in Germania e documenterà l'invasione degli alleati a Lipsia, Norimberga e Berlino. Non si fermerà mai. Al termine della guerra poi conosce a Parigi l'attrice Ingrid Bergman e grazie a questa relazione riesce a scattare alcune foto sul set del film Notorious di Alfred Hitchcock del 1946. Trascorre poi alcuni mesi a Hollywood scrivendo le sue memorie, pensando addirittura di diventare produttore e regista, ma poi capisce che quel mondo non gli piace e quindi lascia Hollywood. E nel 1947 fonda la famosissima agenzia fotografica Magnum Photos, insieme a Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Roger e William Vandivert. Continua poi a viaggiare, a fotografare in Ungheria, Polonia, Israele e finisce anche vittima del maccartismo. Gli viene addirittura revocato il passaporto e quindi per qualche mese non può viaggiare. Nel 1954 è ancora una volta inviato di Life per fotografare la guerra dei francesi in Indocina. Il 25 maggio sta accompagnando l'esercito francese in una missione verso il delta del fiume Rosso e durante la sosta del convoglio lungo la strada, Capa si allontana insieme a un gruppo di militari in un campo lì vicino. Sale su una piccola scarpata per realizzare una foto dall'alto e purtroppo mette il piede su una mina antiuomo, saltando in aria. Questa è l'ultima foto che scatta prima di morire. E voglio chiudere questo video su Robert Capa con una sua frase. Non sempre è facile starsene da parte e non poter far nulla se non registrare le sofferenze che si hanno intorno. Ecco, e forse anche per questo, soprattutto per questo, a me Capa piace così tanto come fotografo, perché simboleggia un po' tutti quei fotografi che in determinate situazioni drammatiche sono tenuti a documentare quelle situazioni. E spesso e volentieri molti li criticano dicendo: come puoi fotografare in una situazione del genere? Però molti non capiscono che certe situazioni, soprattutto quelle più drammatiche, vanno documentate. Perché? Per non dimenticarle, ragazzi. Conoscere il passato per non ripeterlo.
Però molti appunto non capiscono queste cose ed è un peccato perché il potere della fotografia è veramente immenso e le fotografie di Robert Capa sicuramente hanno avuto un potere enorme, enorme nella storia. Bene, dopo questo piccolo sermone finale, direi che possiamo concludere qui questo video, questa breve panoramica sulla vita di questo fantastico fotografo. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio della visione, spero che questa rubrica possa interessarvi. Nel caso abbiate dei fotografi preferiti dei quali vorreste che io parlassi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il prossimo video sarà su Ansel Adams e per cui rinnovo i ringraziamenti per la visione, le iscrizioni, i commenti che mi lasciate, vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao ragazzi!